Un saluto a tutti gli amici di Smart World e benvenuti nei due minuti con Smart World di oggi, mercoledì 12 agosto 2015. Oggi è una giornata tutto sommata tranquilla in attesa di domani. Domani è il gran giorno di Note 5 ed S6 Edge Plus, quindi seguiteci su androidworld.it, faremo la diretta ovviamente con il live blog e scoprirete tutto quello che ci sarà da sapere a partire da circa le 4:30-5, vedremo domani sul sito tutte le coordinate. Oggi è il giorno su Android World sicuramente della recensione di OnePlus 2, giornata abbastanza tranquilla come stavo dicendo, ma oltre a questo c'è anche una nuova, un nuovo nutrito rumor che riguarda i nuovi Nexus, sia quello di LG che quello di Huawei, quindi sicuramente dovete leggerlo. Nuove foto di Redmi Note 2 che anche lui tra le altre cose arriverà domani, anche se abbiamo notato dai commenti che l'unica cosa che vi è interessata e che vi ha colpito è la modella nella foto di apertura. Oggi poi è il giorno in cui è stato possibile acquistare nuovamente, cioè si è riaperto lo store di StoneX One, ma per gli accessori, non tanto per il telefono. Abbiamo poi nuove informazioni sul prossimo top di gamma di Huawei, che dovrebbe essere Mate 7S, che potrebbe arrivare ad IFA ad inizio del mese prossimo. Evlix conferma poi una batteria da 3000 mAh per Note 5 e S6 Edge più, ma ormai forse può valer la pena aspettare fino a domani per dare un'impressione definitiva, un giudizio definitivo su questo fattore. Se poi siete curiosi di provare la versione beta della nuova app di Vay, vi basterà compilare un questionario. Qualcomm ha poi oggi presentato le nuove Adreno che troverete anche nel prossimo Snapdragon 820 che arriverà nel 2016. Se avete scaricato illegalmente il gioco Shooting Stars vi troverete davanti una bella sorpresa, un livello che non riuscirete assolutamente a superare, un simpatico modo per cercare di combattere la pirateria. La NASA pubblica poi online un video che vi mostra il lato oscuro della Luna, sicuramente è una cosa molto curiosa e che merita un'occhiata. Come merita un'occhiata anche il nuovo, o almeno l'idea, il prototipo del nuovo Concorde 2.0, che non arriverà comunque a brevissimo, se arriverà. Abbiamo poi provato la security cam, security tra virgolette, di Xiaomi, ovvero la E-Ence, e poi Apple che pubblica online i dettagli per la campagna educational per il prossimo anno, le nuove Beats Solo 2 in omaggio con l'acquisto di un Mac. Google Map Maker poi riapre i battenti dopo un periodo molto turbolento e concludiamo come sempre con le offerte. Oggi vi parliamo delle offerte di Saturn e MediaWorld che dal 20 agosto faranno sconti sulla tecnologia a partire da 350 euro. Per questi due minuti con Smart World è tutto, un saluto da Emanuele Cisoli.